Hello, Guys, benvenuti in questo nuovo video come ogni settimana. Oggi vi posto la decklist del mio Chaos Quick Draw. Non la versione diciamo Chaos Plant che ho sta Spopolando nel, nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, perlomeno, è una mia versione che per l'appunto può permettersi una carta che recluterei tec. Chi conosce il canale può ben immaginarla quale, quale car carta si tratti. E appunto può, diciamo, abusarne abbastanza. Questo, questo mazzo, vista, vista dei mostri che ci stanno all'interno. Prima di continuare, se siete nuovi del canale, benvenuti questo canale troverete contenuti retro format per la precisione Edison e Tengu Plant in futuro spero anche altri formati assieme anche ad unboxing delle varie eh, espansioni se sono appunto old school tanto tanto meglio o coreane quantomeno. Quindi, qualora dovessero piacervi questo tipo di contenuti, vi pregherei sempre di lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi al canale, dato che appunto mi aiuta a, ad andare avanti anche con questo piccolo hobby che ho. Come vi accennavo, il mazzo è molto consistente, mi è piaciuto un sacco come com girato, e appunto ora vi mostrerò la mia versione. Come mostro, gioco soltanto due quick draw. Uh, non 3 perché almeno per questa versione non ne vedo bisogno, appunto, giocarne 3. Ovviamente due debris e il comparto pianta non fai due non fai bloss. Più dendi e gioco anche la uh, Titania che Alcune versioni anche di diciamo di Quickdraw ultimamente stanno togliendo che non è una critica negativa assolutamente perché obiettivamente potrebbe essere una carta che può farvi briccare in alcuni contesti, ma Dall'altra parte una potrebbe essere anche una partenza decisamente forte per il mazzo, dato che Titanial appunto, ha un effetto non da poco per questo, questo formato. la precisione, per chi non lo conoscesse, potete tributare un mostro scoperto pianta che controlliamo a negare l'attivazione di una carta che ha come effetto quello di bersagliare eh, una o um, varie carte sul, sul terreno. Quindi sacrifichiamo il mostro pianta scoperto eh, anche lei stessa. Quindi diamo l'attivazione di, di, di quella carta. Poi diciamo per il fatto del brick, anche grazie alla carta che poi vi farò vedere, possiamo anche usufruirla in, in, in quel caso. Comunque siamo sì, avanti con solo due Caius, essendo una versione Chaos, ho preferito giocarlo a due, perché poi gioco, vabbè, spoiler, lo stregone del Chaos, quindi lo reputo come se fosse il terzo Caius, diciamo così. E poi come diciamo altro ciccione gioco il Light and Darkness Dragon che è una carta forte e eh, possiamo soffrire del suo effetto quello che appunto quando viene spaccato possiamo evocarci un altro mostro dal, dal cimitero diciamo abbiamo varie presenze che possono esserci molto utili per questo tipo di, di mazzo poi il suo effetto è molto forte appunto quello di eh, negare una volta per catena solo che è un po' una carta Potremmo definire Gialla contro Paio Turbo, quindi il mio consiglio in quel caso è desidare lui contro quel tipo di mazzo, dato che Vayu per costo non si rimuove ma si riattiva a spam, quindi statevi un po' accorti, ecco, state accorti come si dice. Poi gioco come fedeli alla luce il mio classico reparto ormai che mh, ci sto trovando benissimo, due Raigo e una, una Laila. E con un criceto uno solo perché appunto gioco due, due raiko poi diciamo come mostri un po' generici gioco cyber valley che pure con i token diventa molto molto forte cosa fa praticamente possiamo se ci bersagliano per un attacco possiamo rimuovere e finiamo la battle face e peschiamo uno oppure possiamo rimuovere questa carta sì è un altro mostro scoperto che controlliamo anche con il break control può essere forte e peschiamo due, due carte, quindi non è una carta da poco. Poi il Card Trooper, appunto, ci aiuta a mandare al cimitero i nostri, i nostri target. Prima troviamo, troviamo Dandy, meglio è. Poi, vabbè, abbiamo Sangan, che è abbastanza obbligatorio. Gioco lo zombie, un in vista del fatto che maciniamo un sacco di carte grazie a carta, Truppa della Carta, Lila, Raiko, eh, la Brigata. Facciamo, diciamo, il nostro sporco lavoro. Un Battle Fader risolvitore da, da battaglia che pure reputa una carta molto forte in questo, in questo formato soprattutto una giocata molto molto forte anche Feder um, Caius ci aiuta a prevenire OTK da mazzi abbastanza aggressivi come può essere magari un X-Saber e a tal ragione gioco anche Tragodia e um, Gords. ed infine come diciamo mostri caos all'interno del mazzo gioco il DAD lo strigone del caos che vi accennavo e la mia piccola tech, il Dark Seamorg. Allora, innanzitutto, possiamo anche evocarla per, per tributo questa carta. Diciamo non ha il, um, il requisito come il Drago Armato Oscuro, lo Stregone del Caos, o peggio, il Drago Armato Oscuro non ha il requisito come il drago armato oscuro lo stregone del caos, quindi possiamo anche evocarla per ehm, tributo, però caso che volessimo evocarla special è quello che andiamo a fare praticamente quasi sempre, Ho mosso il telefono scusate, è quello di rimuovere un mostro vento, che appunto il nostro mazzo è abbastanza ricco, abbiamo il quittro, abbiamo il drago delle macerie, abbiamo il oh, titanial, quindi ce ne, ne stanno un bel po', e uno che come vedete è anche abbastanza, abbastanza ricco. Inoltre, l'altra cosa forte è che oltre a poterli rimuovere dal cimitero, se questa carta è nel, nel cimitero possiamo anche rimuoverceli dalla, dalla, dalla mano. Quindi per questo vi accennavo a Titanial, che potrebbe essere una carta brick, ma con questa carta diciamo vi aiuta a togliervela di, di, di mezzo di base. E perché è molto forte questa carta? Secondo me perché l'avversario non può posizionare carte, settare carte in inglese questo significa che non solo non può settare tipo carte trappolo, carte magia ma anche i mostri non possono essere posizionati quindi potrebbe essere una carta molto molto scomoda per l'avversario e se giocata al momento giusto praticamente è win condition quindi è una carta che mi piace, un 2007 non ci fa schifo quindi ho preferito um, giocare la monocopia ci sta un sacco e mi ha fatto vincere varie partite per le spell abbiamo due giare che... Questa è la mia versione, però se doveste trovare spazio per una terza non vi fa male perché appunto, come vi accennavo, è un mazzo che macina un bel po', quindi devo starnutire. Ecco, scusate. Quindi se giocate ne tre non, non, non fanno schifo di base. Poi gioco due libri della luna. Dato che giochiamo poche carte trappola... E, um, è un reparto trappolo, un po' secondo me abbastanza interessante. Poi vi spiego il motivo di quella scelta. Comunque abbiamo bisogno di carte un po' che ci aiutino a. Um... Sia a pararci il sedere, come si suol dire nel gergo tecnico, che appunto dar fastidio all'avversario, magari coprendoli qualche tuner, ma è anche forte con alcune giocate, come potete vedere appunto da inizio video, dai gameplay trailer, mi viene da dire, che appunto se vi piace questo tipo di um, formato video, che diciamo, devo essere sincero, faccio un po' fatica a registrare perché sul programma non sempre ci sono tanti giocatori di. Mm, di Edison ed è difficile, appunto, stare lì, e pazientare, aspettare che arrivi, eccetera, eccetera. Con il poco tempo che ho mi risulta difficile. Comunque, fatemi sapere nei commenti se vi piacciono. Diciamo vi piace questo tipo di um, formato con inizio del gameplay o se lo volete dalla fino. Magari volete direttamente la profile, anche se vi basta skippare. Poi, continuando, abbiamo la Brigata che vabbè ci aiuta a, a trovare i nostri fedeli della luce eh, che abbiamo nel mazzo e ci aiuta anche a mecinare per incontro il carta da cui perdo sempre fascina l'oscurità uh, foolish burial che sarebbe inting non giocarla ivy storm e il um, tifone diciamo che questo mazzo poi soffre un sacco da carte come la royal um, oppression io non gioco i dust tornado di main ma li gioco di side però Diciamo, compenso con altre due carte che vedremo ora. Le carte che vi accennavo sono appunto i Royal Decree. Che io preferisco giocare di main perché non voglio dire che siano unexpected, però diciamo tendenzialmente si gioca sempre con un minimo di trappole all'interno del formato. In più gioco il TT, la... il richiamo del posseduto e la dash shot. Diciamo che potreste pensare a primo impatto, ok, ma così non cozza un po' il fatto che tu giochi i Royal Decree più altre trappole. No, nel senso che praticamente la dash shot è una carta diciamo a iniezione rapida, mi vorrebbe da, da, da dire. Quindi difficilmente andiamo a fare decreto, cioè dash shot decreto di base andiamo sempre a giocare prima, prima questa, poi questa prima arriva in mano è meglio è eh. certo potrebbe risultare anche una carta morta però e rischia anche di giocare un po' la shot, secondo me poi Call of the Haunted, richiamo del postituto per chi non lo sapesse eh, non cozza tanto col decreto reale perché semplicemente se il um, Call of the Haunted è già diciamo, scoperto sul terreno e poi attivato il Royal Decree L'effetto di Call of the Hunted non svanisce, quindi il mostro rimane sul terreno. Quindi è una carta che di base mi piace un sacco. Poi, ovviamente, non andate a fare la giocata Call of the Hunted Royal Decree in catena, perché in quel caso sarebbe diverso. Allora lì non si uh, attiverebbe. Mentre il Tetti, appunto, è sempre comodo avere un, card un Board Breaker, uh, breaker all'interno del mazzo. E vabbè, poi dovreste essere voi un minimo bravi a capire quando posizionare questo e quando. Quando no, c'è sempre il caso in cui potrebbe farvi briccare. Però, appunto è una, diciamo, è anche una strategia un po' insolita per lavorare un po' di psicologia di base. Nel senso che magari vedendo l'avversario, vedendo che giochiamo queste tre. Vedendone vedendo anche almeno una, penserà: Ok, non giochi i Royal Decree invece, no, giochiamo i Royal Decree e ti freghi. <ride> fine per l'extra abbiamo anche un piccolo discorsetto da fare giochiamo come reparto warrior chiamiamolo così gioco soltanto dei warrior un turbo warrior e un nitro guerriero allora lui è la carta che sicuro dovrete giocare tuttavia diciamo mentre nelle versioni diciamo quick draw più classiche quindi um, non giocano lo zombie Ontore. Uh, loro possono permettersi di, base di giocare più copie diciamo dei Mostri um, rottame, ecco, dovrebbe essere questa l'etimologia più, più corretta. Comunque, io giocando lo zombientore, amplio leggermente la mia pool di sincro che posso calare. E di conseguenza ho dovuto ridurre appunto la l'oro. Poi, di base, se non vi piace uno di questi due, potreste optare per giocare due Drill Warrior e uno di questi due. Il mio consiglio personale, se devo essere sincero, è anche quello di pensare di giocare il Road Warrior, che sarebbe il, il um, 3000, che con alcune carte del mazzo, come ad esempio la Cybervile, la Car Trooper, possono essere evocate praticamente dalla, dal mazzo, quindi vi aiuta a velocizzarvi all'interno del gioco. Poi vabbè, gioco il Chimeratech, Braccio Arsenale troppo forte, uh, Catastor, Brionac, Goyo, l'Iron Chain Dragon ovviamente. Perché giochiamo il Debris Dragon, poi il Reparto Drago, Black Cruz, l'Arcidemone e lo Stardust, Colossal Fighter perché ricordiamo anche la combo in Edison, braccio arsenale Colossal Fighter che è abbastanza infame, e il Wurm, che all'inizio nei vari test non lo giocavo però. Andando, andando avanti, vedendo che anche avevo il um, zombie tour, si è rivelato decisamente un must. E ne sentivo un sacco la, la, la mancanza quindi, questo è il mio extra deck. Se proprio ragazzi, se proprio uh, non riuscite a trovare spazio per il Road Warrior, io vi consiglierei di magari di giocare lui di, di side. Se proprio, e fare spazio appunto al Road Warrior. Vabbè, side deck abbiamo abbastanza classico. Abbiamo due Cyber Draghi due Corvi di D, due Thunder King vabbè il Corvo lo sapete, il Thunder King invece è anche un Musto Luce, un 1009. quindi utile sempre per buttare giù uh, Bittoni, sapere il Drago parla da solo poi gioco due Nobili Uomini mi piacciono troppo queste carte, è vero che sono spammate in GOT ma secondo me anche in Edison fanno la, la loro sporca figura specialmente contro Grip Keeper ma anche contro mazzi che sfruttano il mm, il Raiko semplicemente poi il My Body is Shield Troppo, troppo forte come, come carta secondo me io l'ho sottovalutata tantissimo all'inizio ma effettivamente una carta del genere è sempre utile forte anche contro um, hero forte contro blackwing caso che dovesse targettarvi i vostri mostri è decisamente molto forte poi appunto in questo mazzo non giochiamo così tante diciamo black backline Inteso come carte trappola quindi diciamo pure un attacco Icaro andrà a, a mirare quasi più ai vostri mostri che diciamo le vostre, le vostre carte. Trappola o magia. Poi gioco turbine e dash shot e due dash shot Perché dash shot, scusa, due torna di polvere, a Stornado, ecco, perché come dicevo all'inizio video, il mazzo soffre un sacco di, di come si chiama? della Royal Oppression, quindi più abbiamo mezzi per toglierla, abbiamo anche la Royal, la, il decreto reale volendo uh, ho perso la voce, scusate e, oppure caso che non dovessero piacervi da do stornetto di, di sacri, dubito, e, ma vorreste giocarli di, di main potreste uh, swappare loro due, semplicemente vostro gusto personale, io preferisco giocare così perché è un po' um, unexpected. E poi gioco due bottomless uh, trapole perché per me sono troppo forti, sono forti contro sincroquette, uh, non bersaglio, non sono veramente forti. Poi vabbè, questi diciamo sono i miei, i miei token, le carte di Digimon che non ci gioco, però um, magari provarle in futuro non mi, non mi dispiacerebbe. Questo era tutto da questo video, ragazzi. Questo era tutto da questo video, ragazzi. Come al solito vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto. Off Topic, ho visto i Guardiani della Galassia qualche giorno fa distruttivo. Quindi, caso che doveste ancora vederlo, preparate il pacco di fazzoletti perché non me lo aspettavo così veramente devastante, non vi spoilerò nulla ovviamente, ma preparatevi psicologicamente o se non l'avete visto, fatemelo sapere nei commenti se siete in accordo con la mia affermazione. E il prossimo video, magari penserò a un'altra decklist o magari qualche unboxing e soprattutto se arriviamo ai 3.000 iscritti vorrei fare quindi questa opening qui se arriviamo ai 3000 o quando arriveremo quantomeno e vi ricordo come sempre di seguirmi sui miei social se volete aggiornare la community di discord che pian piano sta um, crescendo per qualsiasi confronto, consiglio potreste anche parlare direttamente con me all'interno appunto del, del server e niente vi ricordo sempre anche il codice uh, sdragon5 perché per questo mese sarà del 10% solo per questo mese di maggio soldi Gita Store e niente ragazzi, arrivederci al prossimo video, grazie ancora e see you next time.